Tonificazione. La seconda fase dell'allenamento comprende diversi esercizi di tonificazione per tutti i distretti corporei. Vi permetteranno di migliorare la forza e la resistenza dei vostri muscoli. Per svolgerli serviranno solamente una sedia, uno step oppure un gradino, un tappetino ed una coppia di pesette oppure di bottigliette d'acqua. Per iniziare potrete eseguire 3 serie da 10 o 12 ripetizioni. Per incrementare l'impegno potete tranquillamente salire a 4 serie da 15 ripetizioni, modificando il carico in base alle proprie caratteristiche. Iniziamo la nostra parte di tonificazione eseguendo due esercizi per gli arti inferiori. Lo squat o accosciata sulla sedia per le cosce e i glutei, alternato con l'estensione della caviglia per allenare i polpacci, utilizzando uno step, un gradino oppure un rialzo. Andremo ad eseguire 3 serie da 12 ripetizioni per ogni esercizio. Nello squat è fondamentale arretrare bene con il bacino, sfiorare la seduta e mantenere comunque la schiena eretta. Possiamo svolgerli con le mani tese verso l'avanti oppure incrociandole anche sul petto. La respirazione è inspirare nella fase di discesa e soffiare fuori l'aria mentre ci si rialza. Eseguite le prime 12 ripetizioni e passiamo a fare le estensioni per la caviglia. Noi abbiamo uno step, potete tranquillamente utilizzare le scale di casa oppure un gradino o un rialzo. Teniamo le mani appoggiate per maggiore sicurezza. Cerchiamo di mantenere tutto il corpo eretto e sfruttare al massimo l'escursione della caviglia, sia in discesa che in salita. La respirazione è sempre come quella dello squat, si prende l'aria mentre si scende e si soffia l'aria mentre si sale. Noi stiamo concatenando due esercizi per ottimizzare al massimo i tempi. Se siete stanchi, potete tranquillamente fare 30 secondi di pausa tra una serie e l'altra. Per primo giro terminato, passiamo a fare il secondo. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Riposizioniamoci sul gradino. E vai con la seconda serie per i polpacci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Iniziamo il terzo e ultimo giro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Terza e ultima serie per i polpacci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e mi fermo. Un altro esercizio per le gambe, un po' più impegnativo, sono gli affondi sul posto. Utilizziamo una sedia come appoggio oppure possiamo utilizzare anche una parete. Di questi andremo a svolgerne 3 serie da 10 ripetizioni, alternando ogni volta la gamba con cui andiamo a svolgere l'esercizio. La respirazione è simile a quella degli altri esercizi, quindi si inspira mentre si scende e si espira mentre si sale. È fondamentale non andare a superare con il ginocchio della gamba anteriore alla punta del piede,
e andare a piegare a 90 gradi circa le due ginocchia. Si può anche limitare l'escursione nel caso sia troppo difficile da fare. Non c'è la pausa di recupero perché andiamo direttamente ad alternare i due lati del corpo. Passiamo all'altro lato. Dentro l'aria scendo e fuori l'aria salgo. 2, 3, 4, 5. È sempre un esercizio che serve per il rinforzo del quadricipite e del gluteo in particolare. Aiuta anche con la postura perché devo mantenere sempre la schiena ben eretta. Incominciamo adesso il secondo giro. Naturalmente, in caso di affaticamento, fermarsi per qualche secondo prima di riprendere con la serie successiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9 e 10. Ci rimane da fare solo l'ultima serie. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9 e 10. Ultimo cambio gamba. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9 e 10. Ci fermiamo. Sempre con l'ausilio dei pesetti andiamo a fare un esercizio per allenare i muscoli dorsali. Questo rematore viene svolto con un braccio alla volta e utilizziamo la sedia oppure una parete o un tavolo come sostegno. Schiena dritta e andremo a sollevare la mano ed il polso verso il fianco, avendo cura di lasciare il gomito sempre ben aderente al fianco. Andiamo ad eseguire sempre 3 serie da 12 ripetizioni, sfruttando la pausa di riposo per un braccio per eseguire la serie col braccio opposto. La respirazione ha la fase di inspirazione quando il braccio scende e si soffia l'aria, quindi si fa l'espirazione quando si solleva il braccio e quindi il peso. Le ginocchia sono sempre leggermente flesse, lo sguardo è sempre rivolto avanti per mantenere l'allineamento della cervicale. Incominciamo la seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Cambio lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Terza serie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ultimo cambio lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eseguiamo ora un esercizio per allenare i bicipiti. Andremo a fare delle flessioni dell'avambraccio sul braccio con rotazione del polso. Utilizzeremo delle polsiere in questo caso, ma possiamo utilizzare anche delle bottigliette d'acqua o delle bottigliette riempite di sabbia. Quando sollevo il polso soffio l'aria, quando scendo prendo fiato. Faremo 3 serie da 12 ripetizioni alternate, con una pausa di riposo di circa 30 secondi. Facciamo la prima pausa. Partiamo con la seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Facciamo la seconda pausa. E cominciamo con la terza e ultima serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Andiamo a fare delle alzate laterali per allenare i deltoidi. Partenza con le braccia distese lungo i fianchi, andrò ad abdurre il braccio e mi fermo fino all'altezza della spalla. Il gomito non va tenuto steso completamente, ma leggermente piegato. Utilizzo sempre dei pesettini per aumentare l'intensità dell'esercizio. Svolgerò sempre 3 serie a 12 ripetizioni con circa una ventina di secondi di riposo tra una serie e l'altra. È fondamentale non andare ad inarcare la schiena per cercare di aiutarsi nel movimento. Ripartiamo con la seconda serie. 1, 2, inspiro l'aria mentre scendo con le braccia e soffio l'aria mentre sollevo le braccia.
partiamo con la terza e ultima serie. In posizione supina andiamo ad allenare i pettorali eseguendo delle croci. Braccia distese verso l'alto, gomito appena appena piegato, si inspira quando si aprono le braccia, si raggiunge fino al livello del pavimento e poi quando si chiudono le braccia una verso l'altra si espira. Eseguiamo 3 serie da 12 ripetizioni. 2, 3. Le gambe sono sempre piegate per far aderire completamente la schiena e non inarcare la parte lombare. Lo sguardo è rivolto sempre verso l'alto, mantenendo la cervicale in asse. Facciamo una piccola pausa di recupero e poi possiamo ripartire con la seconda serie. Sei. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Seconda pausa. E ripartiamo con la terza serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 12. Vediamo delle estensioni del braccio per allenare i tricipiti. Un braccio servirà per tenere stabile il gomito opposto. Andrò a flettere l'avambraccio fino a portare la mano con il pesetto o la polsiera vicino all'orecchio, inspirando l'aria. Quando vado ad estendere verso l'alto, butto fuori l'aria. Attenzione a non estendere completamente il gomito, fermarsi sempre qualche grado prima dell'estensione completa. La pausa di recupero per questo braccio servirà per andare a eseguire la serie per l'altro. Eseguiremo in tutto sempre 3 serie da 12 ripetizioni per ogni braccio. Cambio. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12. Passo il secondo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12. Cambio braccio. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 10, 11 e 12. Terza serie. 1, 2, 5, 6, 7. 10, 11 e 12. Ultimo cambio lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12. Vediamo adesso il ponte glutei, esercizio per rinforzare i glutei e gli addominali, sempre in posizione supina. Braccia stese lungo i fianchi, piedi ben aderenti a terra, andrò a sollevare il bacino, soffiando fuori l'aria mentre mi alzo, fino a raggiungere l'allineamento tra ginocchio, anca e spalla, dentro l'aria quando scendo. 3 serie da 12 ripetizioni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12. Qualche secondo di pausa. Ecco, posso ripartire. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Seconda pausa. Riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11 e 12. Esercizio per gli addominali, eseguiamo il crunch, quindi delle flessioni del tronco verso l'alto. Andremo a salire soffiando fuori l'aria. Fondamentale la posizione della testa, perché l'esercizio deve essere svolto unicamente con l'ausilio degli addominali e non sforzando il collo, quindi il mento deve mantenere sempre una distanza costante dallo sterno. Le braccia possono essere tenute dietro la testa, ma anche sul petto. Eseguiamo 3 serie di 12 ripetizioni a ritmo costante. Facciamo la prima pausa. L'escursione del movimento è un'altra parte fondamentale. Non è necessario salire troppo col tronco e con le spalle, è sufficiente andare a staccare leggermente le scapole dal terreno. Ripartiamo pure con la seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Seconda pausa. E partiamo con la terza serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. In posizione di quadrupedia andremo a svolgere delle distensioni della gamba e del braccio opposto contemporaneamente. Quindi stendiamo la gamba e il braccio in modo da allineare i due arti con il tronco. Anche la cervicale deve essere allineata mantenendo lo sguardo fisso a terra. Si soffia l'aria quando si distendono braccio e gamba e si prende fiato quando si riportano in posizione di quadrupedia. Il ginocchio della gamba d'appoggio deve essere ben allineato con l'anca, così come il polso del braccio d'appoggio deve essere allineato con la spalla. 3 serie da 12 ripetizioni per ogni lato. Con questo esercizio non solo andiamo a tonificare la muscolatura, ma andiamo a stimolare anche l'equilibrio e la forza di tutto il tratto addominale. Partiamo con il secondo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. Cambio il lato. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ci prepariamo per il terzo e ultimo giro. Undici e dodici. Ultimo cambio lato. Uno, due, tre, cinque, sei, otto, 9, 10, 11 e 12.